Non tutti i palazzi storici di Cremona hanno facciate riccamente decorate, decori capaci di raccontare la potenza dei loro antichi proprietari. Ce ne sono alcuni che al contrario passano inosservati a causa della loro semplicità e per questo nascondono interessanti sorprese. Uno di questi edifici è Casa Sperlari, in via Palestro, un gioiello degli anni 20, che racchiude in sé lo spirito della ricca borghesia imprenditoriale di provincia. Si tratta quindi di un palazzo nobiliare, bensì di un'abitazione borghese raffinata e alla moda, voluta dal commendatore Carlo Sperlari per la sua famiglia. Oltrepassando l'atrio si entra a sorpresi in un mondo elegante e colorato, che racchiude in sé innumerevoli immagini anche inconsuete e inaspettate. E dal passato viene lanciato un amo al XXI secolo tramite l'arte e la cultura, grazie alla presenza a Casa Sperlari di una realtà storica ancora oggi molto viva, la DAFA, importante sodalizio artistico e culturale dalla lunga tradizione, radicato nel mondo cremonese e in questi ultimi tempi aperto alle novità del futuro e delle nuove generazioni di studiosi e ricercatori. Cosa conserva gelosamente questo edificio del suo passato? Come dialoga con la città di oggi? Quali segreti nasconde? Le risposte a queste domande le scoprirete stasera alle 20:30, seguendo la puntata di Ti racconto Cremona.